La prima qua ho scritto WH era WH. E la seconda, nell'esercizio che vi ho dato l'altro giorno, avevo fatto un chiaro errore. Ho detto trovatemi una retta che sia ortogonale a un piano, parallela a un altro piano e passata per un punto, non va bene. Parallela a due piani e passando per un punto va bene. Ortogonale a un solo piano e passando per un punto va bene, ma là chiaramente mi sono sbagliato. Ok, allora, in base alle domande che mi avete fatto anche durante la pausa, volevo chiarire geometricamente perché la formula della proiezione di un vettore su un altro è data, questo vettore qui, la proiezione lungo il vettore W di V è uguale a V scalar W fratto W scalar W W. Ok? Allora, immaginate che V e W siano lunghi 1, quindi norma V uguale norma W che è lunga 1. Ok? Allora, questo è V e questo è W, sono lunghi uguali. Allora, quando fate la proiezione, quanto è lunga la proiezione? La proiezione è lunga il coseno di teta, ma dov'è diretta? Lungo W. Quindi se questi qua sono lunghi 1, che succede? Che effettivamente questa non è altro che V scalar W. Ok? Perché V scalar W, se vi ricordate, era proprio il coseno di teta. Perché? Perché questi sono lunghi 1 e se vi ricordate c'è anche il denominatore, ma il denominatore in quel caso non c'è, quindi funziona. Se invece V non è lungo 1, ma è lungo di più, questa formula funziona uguale. Quindi fino a che la norma di W è uguale a 1, questa formula funziona bene. Ok? Perché? Perché ovviamente la lunghezza della proiezione è proporzionale alla lunghezza di V. Quindi se raddoppiata la lunghezza di V, siccome anche questa è proporzionale linearmente alla lunghezza di V, sta a posto. Il problema del denominatore nasce dalla lunghezza di W. Se W non è più lungo 1, immaginate che W io lo moltiplichi per lambda, che succede qua? Qua mi esce un lambda, qua mi esce un lambda. Quindi alla fine mi esce fuori un lambda quadro. Ma chi è lambda quadro? Esattamente W scala 2. Scusate. Qua in realtà questo è coseno di teta per norma V per V. Se andate a sostituire, qua vi viene V scala W per W fratto V scala W al quadrato. Al quadrato. Ok? Quindi questa qua è la formula della proiezione. Adesso voglio tornare a questo esercizio qua. Voglio sfruttare vi ricordate che questa era una base ortogonale di R3? Allora prendiamo un altro vettore, prendiamo V uguale 7, 4, 1. Voglio scrivere V come combinazione lineare di V1, V2 e V3. Allora, vi ricordo che V1 scalar V1 faceva 2 e V2 scalar V2 faceva 6 e V3 scalar V3 faceva 3. Ok. Facciamo diciamo 7, 4, meno 1, così i risultati vengono più belli. Allora, cosa faccio? Andiamo a fare V scalar V1. V scalar V1 fa
7 più 0 meno 1 fa 6. Andiamo a fare busca largo 3. Questo viene 7 meno 4 fa 3. No, non mi piace. Mettiamoci invece di 7, 5 meno 1, così il primo non cambia. La facciamo 7 meno 5 fa 2 più 1 fa 3. Ok? Allora andiamo a fare V scalare 1 fratto V1 scalare 1 V1 più V scalare V3 fratto V3 scalare V3 V3. Dice, ma il V2 te lo sei dimenticato? No, l'ho fatto apposta. No, no, perché si scontrava con lo 0. Allora, quanto fa questo? Questo faceva 6 diviso 2, cioè 3, 1, 0, 1. Poi qua c'avevo 3 fratto 3 che fa più 1, più 1 meno 1. Meno 1. Cioè viene 4, 2, 4 meno 1, 2. 4, 0 meno 1 fa meno 1, 3 meno 1 fa 2. Ok? Allora io dico guardate, prendiamo il vettore di partenza, questo, e andiamo a fare 7, 5 meno 6 meno 4 meno 1, 2. Meno questo. Quindi quanto fa? Fa 3, 6, meno 3. Che è uguale a 3 volte 1, 2, meno 1. Qua stiamo vedendo la formula al lavoro, non quella della prima proposizione, ma quella della seconda. Cioè, dice, io invece di usare V1, V2 e V3 e fare la formula direttamente, io mi dovrei fare V scalare V2. Magari V scalare V2 non lo voglio fare, voglio risparmiare tempo. Allora cosa faccio? Mi faccio la proiezione lungo V1 e V3. Quindi faccio la proiezione sullo spazio generato da V1 e V3. La proiezione sullo spazio generato da V1 e V3 è questa. Poi faccio la differenza. La differenza deve essere ortogonale. Ma se è ortogonale a V1 e V3, chi è? Deve essere diretta lungo V2. Perché poi vedremo l'ortogonale a uno spazio dimensione 2 e uno spazio dimensione 1. Spazio dimensione 1 ci sta solo questo, che ci sta questo che è già ortogonale, quindi deve essere proporzionale. Ok? Quindi, cosa ho fatto? Quando vado a fare la differenza, noto che questo è un multiplo di questo, e quindi posso scrivere che il mio 7, 5, meno 1 è uguale a 3V1 più 3V2 più V3. Perché 3V2 più V3 l'avevo fatto con la formula. Questo l'ho fatto per differenza, e quindi mi posso risparmiare, quando vado a fare i prodotti scalari, posso risparmiare di fare un scalare più. Perché quando vado a fare la differenza, poi si vede a occhio che questo è 3 volte. Chiaro? Questo così, per fare proprio lo spalagnino, ma in realtà l'abbiamo fatto per verificare che tutte e due le proposizioni dicevano cose giuste. Adesso andiamo a dimostrare la seguente proposizione.
Allora, facciamo prima una definizione. Ok, allora sia V uno spazio vettoriale su R e siano V1 e sia V1 V contenuti in V tale che Vi scalare VJ sia uguale a 0 se e solo se I è diverso da J. Quindi siano dei vettori a 2 a 2 ortogonali. Si dice sia un doppio grande lo spazio generato da span di V1, V2, V4. Si dice proiezione di un vettore V appartenente a V su V doppio, il vettore, l'unico vettore che viene dato dalla formula proiezione lungo W di V uguale somma per I che va da 1 fino ad H V scalare VI fratto VI scalare VI VI. Allora, quali sono le proprietà della proiezione? Proprietà della proiezione. Se io la faccio due volte, rimane come farlo una volta solo. Seconda proprietà. V meno la sua proiezione lungo lo spazio vettoriale V doppio è ortogonale a tutti gli elementi V. Terza proprietà, la lunghezza, la norma di V meno la proiezione di V sul doppio è più piccola della norma di V meno U per ogni U appartenente a V. Cioè, tra tutti i vettori che stanno in V doppio, la proiezione è quello che sta più vicino a V. Cioè, la differenza è quella più corta. Vi ricordate che ci metto sotto? Allora, queste tre proprietà la prima la fate per esercizio, è un esercizio banale, basta prendere V doppio e riproiettarlo, prendere la formula della proiezione e riproiettarla un'altra volta. Quindi la proprietà numero 1 la fate per esercizio, è un esercizio che potete fare, non è banale, non è difficile, è banale. La 2 l'abbiamo già dimostrata e la 3 la vogliamo dimostrare. Ok. Quindi, la dimostrazione. La 1 è un esercizio. Dalla 1 segue che la proiezione coincide col vettore stesso se e solo se il vettore stesso già stava in V doppio. Se sta in V doppio fai la proiezione, rimane uguale, se non sta in V doppio fai la proiezione e cambia. Da 2 già fatto, era la proposizione di prima. La 3
Allora, chi è V meno U norma uguale? Questo per definizione, se non l'abbiamo già data questa definizione, la diamo adesso. Quando c'è un prodotto scalare, la norma non è al quadrato, non è altro che il prodotto scalare del vettore con se stesso. Ma questo che cosa vuol dire? Questo qua lo posso scrivere come V meno la proiezione lungo W di V più la proiezione lungo W di V meno 1 norma qua. Questo chi è? Cioè invece di fare la norma direttamente di questo numero, questo l'ho aggiunto e sottratto questo. Siccome l'ho aggiunto e sottratto prima di fare la norma quadrata, si può fare. Lo vettore è lo stesso, questo si semplifica. Ok, ma questo se l'andate a sviluppare, quando devo fare una norma quadrata, fare questo vettore scalare se stesso, allora cosa mi viene? Viene questo pezzo scalare se stesso, quindi viene V meno la proiezione lungo W doppio di V norma quadrata. Poi mi viene questo pezzo scalare se stesso più norma di W meno 1 al quadrato. Poi mi vengono due volte questo scalare questo. Mi viene due volte V meno la proiezione lungo W doppio di V scalare la proiezione lungo W di V meno 1. Tuttavia questo vettore qua, se ci fate caso, questo vettore sta in W perché U ci sta per ipotesi. Quest'altro ci sta in W per costruzione, perché la proiezione è in W e quindi sta in W. Quindi la differenza di questi due sta in W. Ma questo chi è? È V meno la proiezione. Quindi V meno la proiezione scalare un vettore di W quanto può fare? Quindi tutta questa roba qui quanto fa? 0. C'è scritto nella proprietà 2, no? Questa è ortogonale a tutti i vettori di W. Questo è un vettore di W? Sì. E allora quando vado a fare il prodotto scalare viene 0. Quindi questo pezzo non c'è. E allora che succede? Che tutto quanto è maggiore o uguale, vedete, una somma di quadrati. Se ce ne tolgo uno è maggiore o uguale della norma di V meno la proiezione. Ottenete perché V era uguale a questo più questo. Se qua ci tolgo un quadrato diminuisce. Una norma quadrata, un numero positivo, numero non negativo. Quando è che sono uguali? Solo quando questo è 0, cioè solo quando U coincide con. Quindi possiamo anche dire che la norma di V, se volete, proprietà numero 4, la norma di V al quadrato non è altro che uguale alla norma di V meno la proiezione al quadrato più la norma della proiezione al quadrato. Questo perché? La norma di V al quadrato è uguale alla norma alla norma al quadrato di questo meno questo più questo. Rifate il discorso di prima, vi viene la norma al quadrato del primo più la norma al quadrato del secondo più il prodotto scalare, due volte il prodotto scalare in croce, ma il prodotto scalare in croce fa 0 perché questo vettore sta in W e questo è V meno la proiezione. Quindi quando io proietto, lo mando in alto, quando io proietto che cosa sto facendo? Cos'è la proiezione? La proiezione sto ricostruendo V. Però non riesco a ricostruire sempre V, cioè se V1, V2, VH generavano tutto V, ricostruisco tutto V. Se no ci vado sotto e quello che avanza è ortogonale, che significa
che io ho ricostruito questo pezzo qua e per arrivare alla norma quadrata di Fumi mi manca questo pezzo qua. È chiaro? Che quanto di meno, diciamo, posso, quanto di meglio posso fare. Quindi io sto prendendo la proiezione, non è altro nel senso della norma, della distanza data dalla norma della differenza, da questa disuguaglianza qui, vedete che questa in W è la migliore approssimazione possibile di V, perché la distanza, cioè la norma della differenza, è più piccola di tutte le altre possibili approssimazioni che io posso trovare in V. Non solo, ma quando vado a fare la norma di V al quadrato, che è la lunghezza di V al quadrato, io un pezzo l'ho trovato e l'altro pezzo mi manca perché? Perché è ortogonale. Che succede se io adesso aggiungo un altro vettore, invece di VH ci metto VH più 1? La proiezione mi riprenderà un altro pezzo. Facciamo un esercizio così si capisce. Facciamo con un esercizio, sennò non si capisce. Allora, questa proprietà l'abbiamo dimostrata. Adesso riprendiamo i vettori di prima. Allora, questi vettori erano 1, 0, 1, 1, 2, meno 1, e poi c'era 1, meno 1, che è una 2, 2, 2. Questi erano V1, V2 e V3. Ok? Adesso prendiamo un altro vettore. Andiamo a vedere. Cinque, tre, uno. Ok? Cinque, tre. V3 era uno, meno uno, meno uno. Meno uno, meno uno, certo. Cinque, tre, meno uno. Ti ho sbagliato a scrivere. Qua viene 1 meno 1 fa 0, qua viene 1 meno 1 che fa 0, qua viene 1 più 1 meno 2 che fa 0. Okay. Adesso, questo è V. Quanto fa la lunghezza di V? La lunghezza di V fa la radice di 35. Per non mettere la radice mettiamo la lunghezza di V al quadrato. Fa 25 più 9 più 1. Fa 35. Adesso andiamo a fare la proiezione di U di V lungo V1. Quanto devo fare? Devo fare V scalar V1 fratto V1 scalar V1 V1. Allora quanto viene qua? 5 meno 1 fa 4 fratto 2 fa 2V1, poi lungo V2 fa 5 più 6 fa 11 più 1 fa 12 fratto 6 fa V scalare V2 fratto V2 scalare V2 fa 2V2, e poi V scalare V3 fratto V3 scalare V3 V3. Abbiamo 5 meno 3 fa 2 più 1 fa 3, 3 diviso 3 fa 1, quindi viene 2. Adesso andiamo a fare il controllo. Due volte 1, 0, 1 più due volte 1, 2, meno 1 più una volta 1, meno 1, meno 1. Questo fa 2, 2, 4, 1, 5. Vediamo un po'. 1
1. Sì, 2 per 2 4 meno 1 fa 3. E poi qua viene 2 meno 2 meno 1 fa meno 3. E funziona. Adesso andiamo a fare la lunghezza di questo. Quanto fa? La lunghezza di V1 fa 2. Ma la lunghezza di 2V1 quanto fa? Al quadrato. Quanto fa? 8. No, 4. Perché quando qua c'è il quadrato, il 2 c'è, è 2V1 scala 2V1, quindi si moltiplica per 4. Oppure moltiplicate qua 2, 0, 2, poi fate la somma dei quadrati, viene 4 più 0 più 4 fa 8. Poi la lunghezza di 2V2 quanto fa? Allora, quello V2 faceva, la norma di V2 al quadrato faceva 6. 6 per 4 fa 20. E la lunghezza di V3 al quadrato, sempre, quanto fa? Fa 3. E 1 più 1 più 1 fa 3. Quanto fa la somma? 35. Come prima. Perché? Perché questa è la somma di questi tre pezzi. Questi tre pezzi sono tre pezzi ortogonali. Allora, quello che stiamo applicando qui, chi è? È il teorema di Pitagora. La lunghezza di questo, questo, quando tu, voi lo scomponete l'1, 3 con cose ortogonali, allora prima dovete fare la somma di questi due e qua applicate Pitagora, poi dovete fare un'altra volta questo e questo e questo è il, quindi applicando due volte il teorema di Pitagora scoprite che la lunghezza al quadrato di questo è uguale alla lunghezza al quadrato di questo più questo. Allora, che significa? Se io proietto solo lungo V1, cioè avrò un pezzo di lunghezza al quadrato che fa 8, io sto ricostruendo la lunghezza al quadrato con vari pezzi ortogonali. I pezzi ortogonali e la lunghezza al quadrato si sommano. Quindi, quando vado ad aggiungere pezzi ortogonali, le lunghezze al quadrato di quello che ottengo possono solo aumentare. Allora, io c'avevo questo che era lungo 35. Allora, se ci metto solo questo pezzo mi viene 8. Se ci metto anche questo pezzo mi verrà, la somma della lunghezza quadrata mi verrà 32, la lunghezza quadrata di questo vettore qua mi viene 32. Se ci metto pure questo arriva a 35, ho finito, ho ricostruito il vettore di parte. Ora, nel senso delle, diciamo, di queste norme a quadrato, se io voglio usare solo un vettore, quindi voglio proiettare su uno spazio generato solo da uno di questi tre vettori, qual è il vettore che mi contiene di più della, come informazione del vettore di partenza? Il vettore V2, perché se il vettore V2, se ci metto solo V2, io nel vettore di partenza ho ricostruito come norma al quadrato 24 su 35, ma mi manca solo 11. Invece se proietto lungo V3 ho ricostruito solo 3 su 35, perché? Perché è un vettore quasi ortogonale. Se fosse proprio ortogonale, il vettore ortogonale, se proietto un vettore ortogonale del vettore di partenza ho ricostruito 0, vettore nullo, ho recuperato 0. Invece, se proietto lungo V2 ho parecchio, cioè quello che ci manca non è tanto. Poi, chiaramente, se voglio ricostruire esattamente il vettore di partenza, ci devo aggiungere anche la componente lungo V1, anche la componente lungo V2. Ma se potessi andare in ordine, se ne devo usare solo uno uso questo, se ne devo usare solo due uso questi due, se posso usarne tre uso tutti e tre. È chiaro questo come concetto? Più ricostruisco della norma al quadrato del vettore di partenza, più mi avvicino al vettore desiderato. Quale sarà la lunghezza che mi manca? Sarà la radice quadrata della differenza delle norme quadrate. Cioè, se proietto solo lungo V2 mi manca radice di 11 come lunghezza, se proietto lungo V1 e V2 mi manca radice di 3, se proietto lungo V1, V2 e V3 mi manca niente. È chiaro fino a qui?
Quindi il concetto di proiezione è che io proietto fino a che non ricostruisco il vettore di partenza, se ho una base. Ok? Adesso andiamo a fare un esercizio, un'applicazione di tutto quello che abbiamo visto. Mi ci terrà impegnati un'oretta? Allora, prendiamo stavolta le funzioni continue tra meno pi greco e pi greco. Allora, qual è una funzione non nulla che sta qua? La funzione 1 è una funzione. Cominciamo sempre con le funzioni più semplici. Il vettore nulla è la funzione nulla. Allora, questo qua è il nostro spazio V. Come è fatto il prodotto scalare su V? F scalare G si fa sempre allo stesso modo. Questo è il nostro prodotto scalare canonico per le funzioni. Si fa l'integrale del prodotto. Semplicemente, siccome qua siamo tra meno pi greco e pi greco, l'integrale lo facciamo qui. Allora, per avere un'altra funzione, sarebbe una cosa buona metterci una funzione ortogonale rispetto a questo, perché se ce l'abbiamo ortogonale siamo sicuri che è indipendente. Allora noi potremmo prendere la funzione x, perché sappiamo, essendo dispari, per il P1 viene la funzione dispari, il diametro viene 0. Però uno potrebbe dire, ma vediamo un po', proviamo a vedere con la funzione coseno di x. Allora, cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra meno pi greco e pi greco della funzione coseno di x. È vero che è pari, però è vero che è media nulla. Quindi questo è l'integrale fa seno di x tra pi greco e meno pi greco e fa zero. Coseno di x è coseno di x per 1, eh? Perché sono ortogonali? Guardate. Allora, prendiamo meno pi greco, pi greco. Questa è la funzione 1. Questa è la funzione coseno. Ok? Allora, la funzione coseno, perché è ortogonale? Perché questo pezzo di area qua, questo pezzo di area qua sono uguali, si sottraggono perché sono di segno opposto, quindi fa 0. La stessa cosa quest'altro lato. Il che mi è convenuto prendere questa. Intanto sono due funzioni indipendenti. Allora, però, diciamo, il problema è che continuare a trovarne altre indipendenti. Se vi ricordate, se io ne trovo una terza che sia ortogonale rispetto a tutte e due, se ne trovo una terza che sia ortogonale rispetto a tutte e due, sicuramente è indipendente. Allora, la terza io dico che è il coseno di 2x. Per quale motivo? Andiamo a vedere. Cominciamo a vedere l'integrale. Devo fare il prodotto scalare di questa con questa e questa con questa. Devo fare l'integrale da meno pi greco e pi greco di coseno di 2x
in dx, questo non è altro che seno di 2x mezzi valutato in meno pi greco che fa 0. Quindi anche questo è ortogonale. Coseno di 2x non fa altro che fare così. Allora cioè invece a frequenza doppia rispetto a coseno di x, quando andate a fare l'integrale moltiplicate per 1, l'integrale della funzione coseno di 2x fa 0, perché pure questo è a media. Oh, però quello che non è banale è che l'integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno di 2x per coseno x faccia pure 0. Allora, chi è coseno di 2x? Se vi ricordate, posso scriverlo così che mi conviene, integrale tra meno pi greco e pi greco di 1 meno 2 sen quadro di x. E coseno. Perché era cos quadro meno sen quadro. Aggiungendo e sottraendo sen quadro fa 1 meno 2 sen quadro. Fa coseno di x. Allora, questo mi viene l'integrale del coseno di x, dx tra meno pi greco e pi greco, che già sappiamo che fa 0, meno due volte l'integrale tra meno pi greco e pi greco di sen quadro di x coseno di x. Ma questo qua chi è? È fa 0, perché questo qua è la derivata di sen cubo, a meno di una costante. La derivata di sen cubo quanto fa? 3 sen quadro per la derivata di sen cubo. Ma il sen cubo valutato in meno pi greco fa 0, perché il seno faceva 0, e quindi tutto fa. Se non sviluppato fa 0. Quindi abbiamo scoperto che queste tre funzioni sono ortogonali tutte e tre. Se sono ortogonali sono indipendenti. Ah! E se continuo così? Se continuo così, diciamo, fino a quando voglio continuare? Cominciamo a mettercene H. E mi fermo ad H. Adesso devo fare i possibili prodotti scalari. O faccio 1 scalar coseno di jx, chiamiamolo kx, che sennò poi j cominciate a pensare che è l'unità immaginaria, cioè tecnicamente j l'unità immaginaria chiamate solo voi ingegneri matematici. Ok, allora 1 scalare coseno di kx come si fa? È l'integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno di kx in dx che fa seno di kx fratto k valutato da meno pi greco e pi greco e fa 0. Seno di kpi greco fa sempre 0. K è maggiore o uguale di 1, perché 1 è coseno di 0x, 1 ho scritto a parte. Ok? Adesso per curiosità andiamo a fare pure 1 scalare 1. Quando fa 1 scalare 1? Fa l'integrale tra meno pi greco e pi greco di 1 di x, cioè fa 2 pi greco. Quindi il vettore 1 ha lunghezza al quadrato 2 pi greco nel nostro prodotto scalare. Va bene fino a qua? Okay. Adesso andiamo a fare il prodotto scalare di due funzioni coseno. Allora, cioè andiamo a fare coseno di facciamo
mx scalare coseno di nx, dove m e n sono compresi tra 1 e k e h. Ok? Allora, che devo fare? Se vi ricordate, devo fare l'integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno di mx per coseno di nx di x. Ma io però vi posso ricordare la formula di Werner, cioè coseno di mx per coseno di nx è uguale a 1/2 seno di m più n per x meno seno di m meno n per x. Perché? Se vi ricordate, vi ho insegnato come si faceva la formula di Prostaferesi: seno di questo meno questo è Prostaferesi, è uguale a 2, che sarebbe 1/2 portato dall'altra parte. Poi devo fare il coseno della semisomma, ma la semisomma viene 2m fratto 1 viene mx, per, scusate, qua ho, perché poi veniva il seno, quindi questo è coseno meno coseno. No, perché là sarebbe venuto per il seno della semidifferenza, quindi non veniva quella con il seno. L'unica che viene coseno coseno è la differenza dei coseni. Viene 2 volte coseno della semi... allora... Sì. Perché quella viene coseno seno, poi seno seno, seno coseno, e per differenza questa qua viene coseno. Okay. Questa è la formula di Werner, questa la sappiamo dalla trigonometria. Ok, quindi questo integrale qua quanto fa? Fa 1/2. Quando vado a integrare questo, chi mi viene? Mi viene seno di m più n x fratto m più n, valutato da meno pi greco e pi greco, più lo scrivo qua sopra, 1/2 seno di m, scusate, coseno, ah no, sì, la integrale di coseno è seno, quindi coseno di m meno n per x fratto m meno n valutato da meno pi greco e pi greco. Ma quando viene? Supponiamo che m sia diverso da n, perché se no questo integrale, il secondo integrale non è giusto. Per quale motivo? Perché se m meno n fa 0, là non viene, viene coseno di 0, ma coseno di 0 fa 1, e l'integrale di 1 non fa seno di 0 qualcosa diviso 0, ma l'integrale di 1 fa 1 per la misura dell'intervallo. Quindi questo qua, se m è diverso da n, quanto viene? Adesso, quando andiamo a sostituire pi greco, seno di un multiplo di pi greco, seno di un multiplo di, pi greco, di meno pi greco, eccetera, eccetera, viene tutto 0. Quindi queste due funzioni sono a 2 ortogonali. Se invece m è uguale a n, se m è uguale a n, lo scrivo da un'altra parte, lo scrivo qua sotto. Se io vado a fare coseno di mx scalare coseno di mx, questo fa l'integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno quadro di mx, e già da questo possiamo capire che non viene 0, perché l'integrale di un quadrato
a meno che la funzione non sia nulla, non può venire 0. Ma questo chi è? È sempre, per la formula di Werner, è un mezzo per integrare tra meno pi greco e pi greco di coseno di m di 2mx più, scusate, qua non era meno ma era più, l'integrale dopo l'ho fatto bene, perché ha fatto l'integrale col più, perché quella col meno, coseno meno coseno per posta parentesi dà meno 2 seno seno, invece coseno più coseno fa 2 coseno coseno. Ok. Quindi più 1 in dx, perché più 1? Perché coseno di 0 per x fa 1. Allora, quando andate a integrare questo, questo viene 0 perché m è positivo, e quindi qua quando vi viene? Integrare di 1 tra meno pi greco e pi greco fa 2 pi greco, diviso per 2 fa pi greco. Allora, ricapitoliamo, riscriviamo tutto qua. Allora qua cosa ho stabilito? Che queste funzioni qua, tutte queste funzioni qua, sono a due ortogonali. Vedete, quando faccio il prodotto scalare di 1 con una funzione coseno, mi viene. Quando vado a fare il prodotto scalare di coseno di mx con coseno di nx, m e n sono diversi, viene 0. Quando vado a fare il prodotto scalare di 1 scalare 1, viene 2 pi greco, è l'unica che è più lunga. Il prodotto scalare di ogni altra funzione scala se stessa fa pi greco. Ok? Adesso fermiamoci un attimo e riflettiamo. Cosa abbiamo dimostrato fino a mo'? Abbiamo trovato delle funzioni ortogonali. Se sono ortogonali, sono indipendenti. Quante sono? Quante ne posso trovare di funzioni indipendenti là dentro? Quante mi pare? Perché n, sta cosa è vera per qualunque n, quindi se mi fermo, è vera per qualunque h, se mi fermo a 10 ne ho trovate 11, se mi fermo a 20 ne ho trovate 21, se mi fermo a 100 ne ho trovate 101, se mi fermo a 1 miliardo ne ho trovate 1 miliardo e 1. È chiaro fino a qui? Quindi quello spazio lì, con quel prodotto, diciamo, con quello spazio lì come spazio vettoriale, può essere uno spazio di dimensione finita? No, perché se era dimensione finita io non potevo trovare, se fosse dimensione 1 miliardo non potrei trovare 1 miliardo e 1 funzioni indipendenti, non quindi quello spazio lì non è di dimensione finita. Allora, come facciamo a capire? Quindi, se io voglio ricostruire una funzione f, continua tra meno pi greco e pi greco, secondo voi che devo fare? Su quale funzione la devo proiettare? Di queste qua. La risposta è su tutte. E magari non bastano pure.
cioè fino a che la proietti su un numero finito può essere che ci avanza qualcosa. Però anche se la proietti su tutte queste funzioni può essere che ci avanza lo stesso qualcosa, perché per esempio, allora, però quando noi proiettiamo, dico solo questo e poi facciamo pausa, quando noi proiettiamo quel qualcosa che avanza, che cos'è? È un pezzo che è ortogonale. Quindi per capire se è possibile che proiettando avanzi qualche cosa, devo trovare, cioè se avanza qualcosa trovo un pezzo ortogonale. Allora, se io riesco a trovare una funzione che è ortogonale a tutte queste, vuol dire che queste funzioni manco bastano. Allora, qual è una funzione che è ortogonale a tutte queste? La funzione seno. Aggiungiamo la funzione seno. Allora, se io vado a fare l'integrale di 1 per seno, allora 1 per seno di x viene integrata da meno pi greco, pi greco per seno di x, dx che fa 0 perché questa è la funzione di sparita. Se andiamo a fare l'integrale tra meno pi greco di seno di x per coseno di mx, questo è uguale in dx, sempre per Werner, questo è uguale a 1 mezzo per l'integrale tra meno pi greco e pi greco del seno di m più 1 per x meno il seno di m meno 1 per x in dx. Perché? Adesso applicate la sta parentesi, seno meno seno è 2 coseno della semisomma, che fa coseno di mx, per il seno della semidifferenza, che fa seno x. Ora, questa cosa fa 0 sempre, anche se m è uguale a 1, perché se m è diverso da 1, è maggiore di 1, qua viene seno di un multiplo di x, seno di un multiplo di x intero, come prima, l'integrale di seno è così, è una funzione dispari, quindi in ogni caso l'integrale fa 0. Ma se anche m fosse 1, non è come prima che c'era coseno, coseno di 0 veniva 1, stavolta seno di 0 viene 0, quindi questo qui, questi due integrali, essendo l'integrale di due funzioni dispari tra meno pi greco e pi greco, fanno tutti e due 0. Ok? Quindi abbiamo scoperto che se aggiungo questa funzione qua, cancello, la voglio aggiungere qua, anche questa è ortogonale a tutte quelle di prima. Ora, secondo voi, una volta che ho aggiunto questa, quali potranno essere altre funzioni ortogonali? Se 2x, se 3x, però questo non ce lo scriviamo ancora perché lo vediamo dopo. Ok?